dibattito sul disegno di legge per la riforma della legge elettorale regionale, uno dei punti più controversi è quello della soglia di sbarramento, che vede contro soprattutto i partiti più piccoli. Con noi c'è il capogruppo dei comunisti italiani, Antonio Saia. Qual è la sua posizione? Qual è la posizione dei comunisti italiani? Assolutamente contraria, questa è una legge antidemocratica che ha lo scopo di tagliare le ali, cioè quelle opposizioni più radicali, per lasciare mano libera ai grossi partiti che a livello regionale come a livello nazionale ormai stanno attuando un consociativismo tra loro e con i poteri forti, parlo le banche, Confindustria e via dicendo. E questo sta determinando il massacro sociale in Italia. Lo dimostra l'attacco all'articolo 18, quindi l'indebolimento dei diritti sul lavoro, il massacro sociale economico, la crisi che viene fatta pagare ai cittadini, ai ceti medi, ai ceti deboli. Tutto questo può avvenire perché non c'è, o perlomeno è ridotta al minimo, l'opposizione. Oggi è rimasta soltanto l'Italia dei Valori, che di fatto è un partito, sì, un po' di sinistra, ma anche di centro. Non c'è un'opposizione vera sul piano sociale. È questa che si vuole tagliare. Allora, se questo si fa in un paese dove c'è già un sistema maggioritario, per cui c'è un voto utile, diventa un provvedimento fortemente antidemocratico che mira a creare soltanto un potere consociativo e a rafforzare i poteri forti, indebolendo la possibilità, diciamo, degli strati sociali più deboli di essere in qualche modo rappresentati. Perché forse politica, cioè mettere uno sbarramento al 6% significa veramente tagliare ogni possibilità alle opposizioni radicali.